Ma essere qui a Sanremo per festeggiare i miei 30 anni di carriera per me rappresenta una tappa importante, un modo anche più profondo per imparare. La prima volta, nel 1990, ero molto giovane, cercavo di imparare da quelli più esperti di me e adesso credo conti molto imparare dai giovani, perché i giovani ti danno una forza, una vitalità, una spregiudicatezza. Una serie di cose che credo possano servire a chi magari fa questo mestiere da tanto tempo e si trova a fare i conti in una realtà musicale completamente diversa e una società completamente diversa, un sistema di comunicazione completamente diverso. Un ricordo particolare del 1990 quando mi dissero che avevo vinto la sezione giovani. Mi ricordo che cominciai a vagare per i corridoi del Palafiori, perché a quei tempi eravamo a Palafiori, per cercare un gettone e un telefono a gettoni per chiamare mio padre. E non riuscivo a trovare il gettone, lo trovai proprio all'ultimo secondo, telefonai, dissi ovvi, mi riattaccarono il telefono perché mi portarono direttamente sul palco perché stavo per ricominciare a cantare. Dopo Sanremo mi aspetta un bel po' di impegni, innanzitutto un viaggio in giro per l'Italia, in tutti gli store per firmare le copie dei fisici dei dischi e quindi incontrare i ragazzi e potermi interfacciare con loro anche per due chiacchiere, per domandare un po' come gli è sembrato il mio viaggio, come è sembrato a tutto il fan club, ai ragazzi che mi seguono e poi per abbracciarsi. Dopodiché comincerò una settimana, 10 giorni di prove musicali. Partirà il tour in Belgio e dopodiché verremo in Italia, poi la Svizzera e poi continueremo fino al sud Italia e poi chiuderemo, ci sarà una parte estiva e poi chiuderemo, riassumeremo tutte le puntate del tour all'Arena di Verona il 20 di settembre. Vacanze romane era una canzone che cantava, uscì nell'83, febbraio 83, e mia madre la cantava sempre nell'ultimo anno della sua vita, quindi ho deciso di dedicare a mia madre questa canzone. Mi ci voleva una voce importante, una voce intonata, una voce riconoscibile e una persona meravigliosa, perché Rosalba è una persona fantastica che fa della sua fragilità proprio la sua forza e ho deciso di provare questo insieme armonico. Rapportato a due ottave diverse, per fonderlo in un suono solo e spero che questa cosa possa piacere.